L'incontro tra Genova Calcio e Busalla si apre nel ricordo di Gabriele Gravante, il giovane arbitro scomparso. Un minuto di silenzio in suo ricordo e una maglietta con una scritta «Ciao Grava». Al quinto minuto Monti viene servito da un bel colpo di tacco, ma il momento della conclusione finisce a terra, tra le proteste degli ospiti. L'arbitro lascia correre, ma l'episodio è certamente da rivedere per valutare al meglio. Dopo un'azione combinata, Memoli va vicino al gol con una botta da fuori che fa la barba al palo. 5 minuti più tardi, da una posizione analoga all'avversario, Bartolini pareggia al conto delle occasioni. Al 37esimo una deviazione infelice della difesa in area serve a Messina il pallone dell'1-0, l'attaccante si scontra però con la prontezza di Corallo. Il tap-in di Memoli è poi troppo debole. Il secondo tempo si apre come si era aperto il primo, con le proteste del Busalla per un presunto fallo di rigore, questa volta su Bostaro. Al 7° minuto Bortolini prova a sfruttare un'indecisione di Donato, ma si trova davanti un reattivo grosso. Al 25esimo Rossi riceve in aria un bel pallone che devia troppo debolmente per impensierire Corallo. 8 minuti più tardi Memoli non approfitta dell'uscita indecisa di Corallo. Il suo tiro viene ribattuto sulla linea. Sulla respinta Raso spara alto. Finisce così 0-0 tra Genova Calcio e Busalla, una partita mai veramente troppo vivace, con il Genova Calcio improntato verso l'attacco, ma mai troppo preciso.